Tutti mi vedo numerosi e d'altronde non è di tutti i giorni avere Giovanni Levi con noi. Non mi sembra di doverlo presentare, francamente, molto conosciuto a tutti. Vi ricordo che qualche anno fa è uscito anche un libro sui 25 anni dell'eredità immateriale, del suo libro più noto. Ovviamente ci parlerà di microstoria che ha contribuito in qualche modo a fondare, a sperimentare insieme a Carlo Ginzburg e ad altri, come sapete ha condiretto la collana Microstorie di Einaudi, ha diretto la rivista Quaderni Storici, ha diretto alcune grandi opere, tra cui La Storia dei Giovani, si è occupato anche più recentemente, di recente incrociato anche su questo terreno, di rapporti tra psicoanalisi e storia. Ancora più di recente mi faceva vedere proprio adesso di rapporti tra microstoria e storia globale, e in qualche modo forse di questo ci parlerà oggi. Quello che io gli ho chiesto, invitandolo a questi nostri seminari del Centro di Storia Culturale, è di parlarci insomma dell'esperienza della microstoria, come lui l'ha vissuto, e di che cosa serve, cosa è servita la microstoria, che cosa serve oggi e come, che tipo di lascito in qualche modo ci ha lasciato o ancora oggi, insomma, come si possa utilizzare questo termine, questa modalità, questo approccio di ricerca storica. Quindi gli lascio subito la parola. Grazie a tutti. Ok, lasciamo. Che è fondamentale. Allora, chiacchiero ancora per dirvi che la prossima settimana avremo un altro seminario, sempre nel Centro di Storia Culturale, con Chiara Beccarossi, che viene dall'Università di Lincoln in Inghilterra, di cui non ricordo francamente il titolo esatto del seminario, ma ci parlerà di storia della sessualità. Tra 8 e 900 è quello di cui si è sostanzialmente occupata, e comunque farò circolare presto la locandina di invito al seminario, e spero anche in quel caso di vedervi abbastanza numerosi, anche se ovviamente non come oggi. Grazie, ovviamente ringrazio, non l'ho fatto, ma ringrazio per l'invito, eccetera. Quando mi presentano, a parte questo aspetto un po' funereo, no? una memoria, si dice sempre: io ho scritto l'eredità immateriale e poi non ho fatto più nulla. Questo mi preoccupa molto. Mi è successo anche l'altro giorno a Valladolid, che presentandomi dicevano: purtroppo non scrive più. Invece io scrivo continuamente, ma non sono capace a scrivere libri. Dopo l'eredità immateriale ho scritto qualcosa come 250 articoli, ma nessun libro, e non sono capace a scrivere un libro. Non è grave, credo, non è una malattia grave, però avendo fra 15 giorni 80 anni, ho pensato che forse raccolgo questi articoli in alcuni volumi per far vedere che proprio nulla non ho fatto. E perché non riesco a scrivere un libro? Non riesco a scrivere un libro perché mentre il mio amico Carlo Ginzburg ha una capacità straordinaria di scrittura, e quindi è capace a pagina 200 di dire finalmente quello che vuole, cioè lui ci accompagna la gente in giro per una duecentina di pagine e poi dice cosa vuole. Invece io non riesco, so che bisognerebbe far così, però non riesco a non dirlo nelle prime due o tre pagine, diciamo, si dice un po' di ciance. E poi si dice: voglio dirvi questo. E questo produce articoli, perché non si può fare altrimenti in qualche modo. Anche l'eredità immateriale in realtà
è fatta di articoli, e nel senso che ho trovato 7 cose differenti importanti da dire. Adesso, quando trovo una cosa importante da dire, scrivo un articolo. I miei ultimi articoli, quest'anno ho scritto 5 articoli, ve lo dico per fare un po' di pubblicità, perché se no sei un po' contemente, diciamo, disoccupato più contemente. Ho scritto 3 articoli che a me sembrano diversi, ma apparentemente identici, contro la Global History, di cui cercherò di parlarvi un pochino. Poi ne ho scritto uno sulla congettura, su una rivista di psicanalisi che si chiama Psiche, che voleva fare un numero sulla congettura, e ho cercato di dire in che senso la storia è una scienza, ma è una scienza basata su congetture, e su questo torno un poco dopo. E poi ho scritto un articolo su un'altra rivista di psicanalisi che si chiamava, perché poi è morto nel frattempo, che si chiamava Pensée, una rivista francese. Ora, la mia passione per la psicanalisi è non perché la psicanalisi sia applicabile alla storia, ma perché uno dei grandi difetti degli storici è che non sanno cosa fanno le altre scienze, salvo lei che sa, si occupa di buchi neri. In generale gli storici non sanno. Oggi ho sentito un'intervista di Gioriello, che diceva delle stupidaggini, come spesso gli capita, alla radio sui buchi neri, ma di solito gli storici leggono i libri di storia, una delle cose più noiose che sconsiglio a tutti, perché di solito non se ne cava niente. Invece la microstoria ha provato a cavarne qualcosa, dalla psicanalisi come da altre scienze, anche dalla matematica, anche dalla fisica, anche dall'ingegneria, cioè anche da scienze applicate, si può vedere che domande le altre scienze si pongono. E non per applicare le cose. Ricordo che quando pubblicavamo la collana Microstorie, un giorno è arrivato un libro, mi sembra di Banti, che un noto storico contemporaneista, che diceva: questo come storico non saprei dire, ma ci soccorro come i sociologi. Allora ho visto Ginsburg che diventava verde e diceva: come ci soccorre la sociologia? Perché effettivamente una delle scienze meno istruttive per gli storici è la sociologia. John Moore, un grande etnostorico, un giorno gli ho detto: è la sociologia? Lui faceva un elenco di scienze cugine in qualche modo. E gli ho detto: è la sociologia? E lui ha detto: con la sociologia non somos ni amigos ni colegas. Io questo lo credo che sia un proverbio molto utile, perché è una scienza classificatoria, è una scienza che tende a generalizzare il particolare. E invece noi no, noi storici cerchiamo di preservare il particolare, ma utilizzare anche la generalizzazione. Quindi inizierei a parlare di microstoria definendo la storia in generale come scienza. La storia è una scienza, ma è una scienza delle domande generali, ma delle risposte particolari. Tornerò su questo perché un grande antropologo, Frederick Barth, ha parlato di sistemi generativi, cioè di sistemi in cui tu ti poni una domanda generale costruita su casi particolari, ma generalizzi delle domande che sono nate di lì. Ma questo non vuol dire che tutti i casi sono in qualche modo uniformi. Come è noto, la televisione tende a dire Hitler è come Stalin, o Stalin è come Hitler, invece il compito degli storici è dire: sono tutti e due cattivi, però sono molto diversi. Noi studiamo la diversità e quindi dobbiamo, col generale, conservare il particolare. Un esempio psicanalitico, per esempio. Il complesso d'Edipo è una bella domanda generale. Tutti hanno qualche guaio col complesso d'Edipo, diciamo, lottano tutta la vita con questo problema. Però nessuno può dire a priori
qualcosa del suo complesso dell'Ipo o del tuo, non so se la tua barba deriva dal tuo complesso dell'Ipo, ma forse no, ma appunto non possiamo dirne nulla, ognuno ha il suo complesso dell'Ipo. Il complesso dell'Ipo è un bel modello generativo, genera in particolare, rileva, identifica una rilevanza e lascia un ventaglio di possibilità. Questa è una definizione di storia che secondo me vale per tutte le storie, perché se noi generalizziamo da casi particolari, se diciamo, come faceva un famoso storico, un medievista francese, conosco tre contratti agrari nel Macon, pertanto i contratti agrari nel Macon sono questo. No, sono tre contratti agrari del Macon. Il problema è che domande generali. C'erano molte domande generali naturalmente sui contratti agrari, ma la conclusione che si può generalizzare un contratto, una serie di contratti agrari, credo che non esista nessuno identico a un altro. E questo è un riferimento. Quindi partiamo da questa definizione. La storia è una scienza delle domande generali costruite su casi particolari, ma di domande generali identificate dentro a casi particolari e aperta a un ventaglio di cose particolari, di risposte particolari. Per esempio, nell'eredità immateriale io parlo del mercato della terra e dico la domanda generale è: i prezzi sono determinati dalle relazioni fra compratori e venditori della terra. Allora Gérard Delisle mi ha detto: no, sono balle quelle che dici, perché è vero, sono prodotte, ma in Puglia è tutto diverso dal Piemonte. E io ho detto benissimo, cioè, il problema non è di trovare che la risposta che dai sul Piemonte vale per... Non è un caso, e mi scuso perché faccio un pochino di pubblicità, che l'eredità immateriale è stata tradotta in Cina, in Russia e in tantissimi altri paesi, ma pensare appunto alla Cina che legge di un paesino di nessun interesse, che racconta la storia di una esorcista completamente idiota, è una cosa che deriva da questa idea di storia. La storia suggerisce delle domande, ma deve conservare delle risposte anche cinesi, differenti assolutamente, naturalmente, da questa. Questo è, secondo me, il primo merito della microstoria. E la microstoria inoltre ha fatto un'altra operazione. Ha pensato, nella microstoria il micro non esiste, cioè non è che è importante perché si studiano delle piccole cose, si studiano le cose col microscopio. Non so, Pietro Redondi, un microstorico, ha studiato Galileo Galilei, Ginzburg ha studiato Piero della Francesca, attraverso la microstoria. Perché questo è importante? Perché concentrandosi su un elemento che suggerisce delle domande importanti, poi ha usato il microscopio per andarci dentro e poi per trovare alcune delle importanti soluzioni che derivano da questo. Redondi cosa ha fatto? Ha trovato una lettera fra cardinali, oggi è uscita una divertentissima lettera del Papa Emerito che spiega che lui era molto contro la pedofilia e che invece la Chiesa non è stata capace, eccetera, eccetera. Non si legge ancora, ma c'è un lunghissimo riassunto sul Corriere della Sera di oggi. Pietro Redondi ha fatto lo stesso, ha trovato una lettera fra cardinali che dicevano: questo Galileo Galilei non è affatto pericoloso perché crede a una cretinata che addirittura la Terra gira intorno al Sole, ci mancherebbe. Sappiamo tutti che è il Sole che gira intorno alla Terra, questo non è un pericolo. Il vero pericolo è la sua passione per l'atomismo, per il platonismo e per l'atomismo. E perché? Perché Aristotele diceva tutto deriva dalla sostanza. Allora la sostanza consente il miracolo eucaristico, il vino si può trasformare in sangue, l'ostia si può trasformare in carne, ma se invece ogni cosa è fatta di atomi specifici, un miracolo eucaristico deve proprio essere un miracolo ed è improbabile, è una cosa che contraddice tutte le leggi di natura. E allora su questa lettera,
Redondi ha riletto tutta la storia di perché la Chiesa Cattolica è così ostile al platonismo e all'atomismo. Ginzburg cosa ha fatto? Un'altra operazione interessante. Si è domandato, ma perché nel quadro che si chiama La flagellazione di Cristo c'è in un angolo la flagellazione dietro e davanti tre signori? Ma chi sono questi tre signori per essere in primo piano mentre il povero Gesù Cristo flagellato se ne sta in un angolo? Ricostruito chi erano i tre signori, ne ha dedotto che cosa? Che c'era Bessarione e altri due principi italiani che avevano promosso due convegni in cui si cercava di riunificare la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Allora il fallimento della riunificazione delle chiese cristiane è la flagellazione di Cristo. Questo è il messaggio che, leggendo un quadro come La flagellazione di Cristo di Piero della Francesca, Ginzburg, leggendolo al microscopio, ha ricostruendo attraverso le facce tutti quelli che erano lì. Mi ricordo che sgonfiava tutti per trovare tutti i ritratti di Bessarione che esistevano, e alla fine la sua conclusione è questa, che è una conclusione appunto di analisi al microscopio di una cosa, non micro, una cosa di Piero della Francesca. Quindi no, il fatto di studiare un villaggio, un personaggio, un avvenimento, una fotografia, una lettera, non è importante per esaltare il piccolo, è perché il piccolo è un punto di applicazione. Noi guardiamo col microscopio un punto per vedere cosa ci sta dietro, quante cose importanti capitano quando apparentemente non capita niente. Io ho scelto la via opposta, cioè... Proviamo così, perché fa uno strano... No, voi sapete che non sento lei. Adesso va bene. No, si sente bene, ma ogni tanto come sì. Soffiasse nel microfono. Sì. Adesso però ho perso il filo. Colpa. Io ho scelto una via opposta, cioè ho pensato, ma prendiamo una cosa veramente di nessun interesse, ma in qualche modo inspiegabile. Questo esorcista che piaceva ai contadini, che esorcizzava le mucche malate dandogli da bere un secchio di acqua santa, o che faceva delle cose senza senso, infatti è poi stato condannato dal vescovo, però questo signore scemo può raccontarci delle cose importanti sul mercato della terra, sull'eredità immateriale di suo padre che è un notabile del paese, su perché i contadini. Era un libro profetico, diciamo, perché poco dopo Berlusconi ha preso il potere. Questo perché gli italiani hanno seguito Berlusconi è una domanda che dobbiamo farci tutti i giorni. Perché gli italiani seguono Salvini? Questa è una tragedia immensa, e leggendo L'eredità immateriale si capisce che l'idiozia è un genere importante, diciamo, che circa il 95% delle persone di solito sono piuttosto stupide, diciamo, o sensibili a delle cose poco sensate. Ora, questi è, diciamo, due elementi, la definizione che ho dato di storia e la definizione del micro come cosa guardata col microscopio, non cosa. Questo è servito molto alla gente, anche perché gli storici di solito fanno così, fanno finta. Se togliessero l'ultimo capitolo dei loro libri in cui generalizzano, sarebbero dei microstorici, perché lavorano in un archivio, in una biblioteca, fanno dei lavori micro, ma poi dicono, qui bisogna dire che c'è il mondo dietro quello che studio io. Questo fa sì che molti storici appartengano al 95% di cui si parlava. No, è anche che non bisogna leggere i libri di storia, cioè non è molto difficile leggere un libro di storia interessante, perché sono tutti uguali. Molto spesso gli storici pensano, i giovani storici, e anche i vecchi,
capisce per l'invecchiamento cerebrale, ma invece i giovani si dicono studio una cosa che non, qualcuno non ha ancora studiato, studio il paese che è di fianco al paese che è già stato studiato, diciamo. E questo non interessa a nessuno, cioè bisogna domandarsi qual è l'interesse specifico per cui si lavora, qual è la domanda generale che nasce da studiare qualunque cosa. Se uno è appassionato di coltivare basilico sul balcone, benissimo, vediamo come riesce a trasformarlo in una domanda generale. Io coltivo il basilico sul terrazzo, questo è un problema mio. Ora, questo tema sulla microstoria è utile, credo, perché di fatto piano piano si è immaginato che la microstoria fosse un metodo, un problema che era naturale in qualche modo, ma c'è stata anche una forte degenerazione connessa col fatto che questo nome micro ha molto infettato, diciamo, la discussione. Allora tutti dicono, una volta il Doge è andato a Murano, gli hanno tirato delle palle di neve, ecco, questa è la rivoluzione. Oppure, una volta c'erano tre gatti in una tipografia, gli operai hanno strangolato i tre gatti e questa è una microstoria. Insomma, sono castronerie, diciamo, ma di cui in qualche modo i microstorici sono colpevoli, anche perché non potevano fare tutti gli anni un elenco di 2.342 libri scemi, non valeva la pena, diciamo. La microstoria è un metodo, non è una teoria, è un metodo, è semmai una teoria quello di vedere che rapporto ha con la scienza della storia, con la storiografia e con altre cose di questo genere. Forse si può concludere questo pezzo su questo, che com'è nata la microstoria? La microstoria è nata in un periodo in cui si stava vedendo che il mondo si sgretolava, negli anni 70-80, specialmente dal principio degli anni 80 era straordinariamente evidente, cioè si aveva la sensazione che, noi eravamo in genere militanti di sinistra, che la sinistra aveva un'analisi sociale particolarmente stupida, cioè diceva la classe operaia di sinistra, è una cosa che oggi fa ridere, perché la classe operaia è o salviniano, prima berlusconiana, no, non era, ma c'era l'idea di un automatismo sociale, esattamente influenzato da una scienza di cui non siamo né amigos né collegas, cioè l'idea che le classi fossero delle cose e queste cose avessero dei comportamenti razionalmente uniformi. Questo meccanismo pian piano si stava sgretolando, si aveva la sensazione di una paralisi culturale della sinistra. E quando nell'89 è crollato il regime sovietico, questo anche nella storia della sinistra italiana e europea è stato particolarmente evidente. No, anche oggi si vede, quando l'altro giorno ho sentito una discussione fra Bersani e Calenda. E Bersani diceva, forse bisogna occuparsi dei lavoratori. E Calenda diceva, no, bisogna occuparsi dei ceti medi. Due castronerie, diciamo, perché non esistono nei lavoratori le cose come una cosa. Bisogna occuparsene, però effettivamente sono delle cose che richiedono un'attenta lettura. Edward Thompson aveva dato una risposta microstorica al problema di studiare la classe operaia. Aveva detto, la classe operaia bisogna guardarci dentro, perché se no non capiamo come funziona, non è una cosa, è tantissime cose e per capire dobbiamo studiarla. Come si chiama l'associazione che tu guidi? In cui molto spesso si fanno delle cose un po' vecchiotte talvolta, perché appunto si ha l'idea che si possa parlare di una classe senza guardarci dentro. Certo che esistono le classi, ma nella loro varietà. Un operaio che viene in città dalla campagna
è tutto contento di lavorare in una fabbrica, e un altro operaio che viene in città dalla campagna ed è molto triste di lavorare in fabbrica, sono due entità diverse, non si possono uniformare, non avranno gli stessi comportamenti politici, e questo è un tema molto importante. Allora, la nostra idea era questa. Poi appunto, vivevamo in un mondo bipolare. Il mondo bipolare aveva questa caratteristica, che c'erano gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Si controllava la vicenda e noi stavamo abbastanza tranquilli. Ogni tanto c'era il pericolo di una guerra mondiale, ma in realtà ancora oggi tutti dicono l'Europa ci ha dato 30 anni, di 40 anni di pace e così via. Ma era il mondo bipolare a un certo punto. Fallito uno dei due componenti, il mondo si è frantumato in tantissimi subimperialismi. Invece di due imperialismi ci sono continui imperialismi che piccoli, locali, che litigano fra di loro. C'è la Cina, la Russia, ma c'è anche l'Egitto, l'Arabia Saudita, il Brasile, la Germania, e perfino l'Inghilterra, malgrado il pasticcio in cui si è messa. Ma tutti pensano di avere un ruolo in qualche modo effettivamente, almeno economicamente, espansivo, quando non politicamente espansivo. E mentre noi producevamo storia in un mondo abbastanza previsibile, dopo la caduta del muro del Berlino, noi siamo arrivati al totale relativismo. Non sappiamo cosa capiterà domani. Non sappiamo, non so, ieri Netanyahu ha vinto malamente le elezioni in Israele. Il risultato può essere una guerra, molto importante, perché il programma c'era di prendersi un pezzo di Cisgiordania e incorporarla in Israele. Noi tutto questo non sappiamo come maneggiarlo, cosa sta succedendo in Libia, in Siria, eccetera, eccetera. Questo senso di squilibrio ha avuto una grande influenza sulla storiografia. La storiografia, diciamo, microstorica, o almeno pre-89, era una storiografia che criticava la lettura sociale del mondo, data dagli storici ma anche dai politici, ma dopo l'89 noi non abbiamo più chiaramente cosa non funziona nelle spiegazioni, perché tutto va bene o tutto va male, non sappiamo più che precipitare. Questa cosa ha portato a questa cosa atroce, trovo, che si chiama global history. La storia globale è un'idea pazzesca, non esiste la global history, non è pericolosa, ma è l'idea che il mondo sia globalizzato. È curioso che a qualcuno venga in mente, in un mondo iperframmentato, in cui ci sono delle cose globalizzate, naturalmente, l'informazione, molti aspetti del sistema finanziario, molti aspetti dell'economia, ma pochissimi aspetti della politica, pochissimi aspetti della vita sociale. E in un mondo che quindi si frammenta continuamente, pian piano ci si è spostati all'idea che si possa parlare di, anche in storia, di globalizzazione. Tornerò poi un attimo ancora, non un lungo tempo, sulla microstoria, ma vorrei dire questo della globalizzazione. Quello che mi interroga di più della storia globale, a parte la sua inesistenza, è che è la passione delle società ex eurocentriche. Che definizione danno della storia globale? La storia globale è una storia che studia le connessioni, le relazioni fra situazioni differenti, negando l'importanza dello Stato-Nazione, che ha dominato la storiografia dell'Otto e anche del Novecento, e negando l'importanza dei confini, in modo che si ritiene storia sociale in generale tre cose. La prima cosa è della storia globale. La prima cosa è diciamo l'importanza che anche grandi piatti cinesi vengano comprati in Inghilterra nel 600-700. Allora l'inizio della storia globale è basata su
opere di Luxemburg, per esempio, che ha questo interesse. Il mondo ormai è globale perché gli inglesi comprano piatti cinesi. Questa idea appunto di una rete mercantile in realtà non, era, non è assolutamente una novità, ma è stato quello che ha suggerito: non studiamo Cina e Inghilterra, studiamo il commercio internazionale che è dilagato e globalizzato. Una delle Bibbie della storia globale è un libro di Pomeranz, che questa è la cosa più, è un libro che fa i brividi, perché dice questo essenzialmente: io sono bravo sul cinese, lavoro negli archivi cinesi, negli archivi inglesi. Inghilterra e Cina hanno questa storia. La Cina fino al 1600 era molto più avanzata economicamente e tecnicamente dell'Inghilterra. Poi l'Inghilterra ha scoperto due cose che la Cina non ha scoperto: il carbone e la navigazione sui canali, il trasporto sui canali. E questo ha fatto sì che l'Inghilterra diventasse la grande potenza economica e che la Cina rallentasse e decadesse. Ora, perché cito Pomeranz, che è un bellissimo libro, che suggerisco di leggere perché c'è del vero, ma c'è del vero che tuttavia cosa sostiene in fondo? Sostiene che negli ultimi tre secoli, che sono quelli che noi storici globali studiamo, cosa è successo? È successo che c'è stata una vittoria dell'Occidente. Noi occidentali siamo stati più bravi degli altri. Lui è pieno di cautele, dice: per caso hanno scoperto il carbone, per caso hanno, avevano i canali. Però il risultato finale è che il trionfo degli ultimi tre secoli dell'economia occidentale è tornare all'eurocentrismo, che è una delle cose che loro condannano di più, che gli storici globali condannano di più. È il trionfo del capitalismo e in fondo anche del capitalismo neoliberale, in qualche modo del capitalismo neoliberale, perché gli stati non esistono più. Il povero Braudel diceva una cosa in fondo fondamentale, diceva: noi vediamo tutti questi trafficanti genovesi, veneziani, egiziani, lisbonesi, madrileni, francesi, eccetera, che trafficano, ma se non avessero avuto alle loro spalle gli stati, tutto questo non sarebbe esistito. E non possiamo studiare, diceva Braudel, il mondo capitalista, il trionfo del capitalismo, senza fare la storia degli stati. Invece l'idea paradossale, diciamo, degli storici globalisti è che gli stati-nazione ormai sono scomparsi, non contano più. Certo che si controllano molto a vicenda, che subiscono influenze che subivano anche prima, molto importanti, ma lo Stato è un personaggio molto importante. Ma la loro idea neoliberale è che lo Stato sia come il demonio. Se il demonio non esiste come è probabile, anche lo Stato non esiste come è improbabile. Questa è un pochino l'ideologia che sta lì sotto, e questo credo che sia molto molto pericoloso, perché alla fine, con la condanna dell'eurocentrismo, dello Stato-Nazione, eccetera, eccetera, alla fine si arriva di nuovo a un eurocentrismo, non solo da parte degli storici americani, inglesi o francesi. Francesi no, perché hanno molto molto, resistono molto alla storia globale, ma per esempio cinesi. I cinesi dicono: certo che lo Stato-Nazione nostro è importante, che noi siamo il centro del mondo, basta con l'eurocentrismo, è il cinocentrismo che è importante. E gli stati africani, gli storici africani dicono: ma perché non occuparsi di Stato-Nazione, che noi facciamo così fatica a mettere insieme degli Stati-Nazioni? C'è un conflitto che propone una soluzione che, se voi ci pensate, è effettivamente un po' ridicola. Tutti dicono American first, England, Great Britain first, San Marino first, eccetera, eccetera. Cioè siamo in uno stato di iper-ricreazione degli stati, malgrado che evidentemente ci sono dei fenomeni globali. Ma non si può studiare
la globalizzazione senza studiare la frammentazione e specialmente l'incapacità politica di controllare i poteri globali, le finanze, per esempio. Il libro di Piketty è esattamente una polemica su questo, una polemica disperata, perché la sua soluzione è: bisognerebbe che l'Europa si mettesse a controllare i sistemi finanziari mondiali. Sarebbe solo un inizio, perché non deve essere solo l'Europa, ma in realtà noi non sappiamo questo. C'è un conflitto fra globale e non globale, fra globale e frammentazione. E una storia decorosa del passato e del futuro deve giocare su queste due cose. C'è un libro molto bello sulla Global History, molto favorevole alla Global History, che si chiama What is Global History, di un signore che si chiama Conrad, credo anche tradotto in italiano. È un libro bello perché distrugge la Global History, nel senso che lui è favorevole, dice dobbiamo fare la Global History, ma e dà una vastissima discussione bibliograficamente matura dei libri che si rifanno alla Global History, dicendo la Global History non vuole essere una storia comparativa, perché per comparare due situazioni, come faceva Bloch per esempio, feudalesimo tedesco e feudalesimo francese, implicava due entità esistenti, ma noi neghiamo che queste entità esistano, perché dobbiamo studiare relazioni, connessioni, eccetera. Devo fare una nota. Esiste un unico grande global historian, che è Subrahmanyam. Questo è veramente è un miracolo, non è neanche uno storia, è una specie di miracolo. Conosce 16 lingue di tutto il mondo, specialmente del mondo orientale, e gioca sulle due cose. Ma lui dice, ma io non faccio global history, perché la global history in genere sfugge agli archivi, perché usa big data, usa sistemi fabbricati, i global historians non possono andare. Io la prima cosa che faccio, dice Subrahmanyam, è andare negli archivi. È fondamentale che la storia rimanga ancorata agli archivi e quindi è ancorata a situazioni di fatto. Ma ha scritto una bellissima storia dell'impero giapponese in Oriente, ma contemporaneamente ha lavorato anche su cose micro, su cose microstoriche, in un bellissimo libro che non imparerò mai come si chiama la memoria, ma che forse non è tradotto in italiano ma che merita di esserlo, no? Ha studiato come gli indiani hanno vissuto la storicità, diciamo. E è un libro scritto non solo da lui, adesso ve lo cerco, ma con gli occhiali che non funzionano. Ieri sono stato da un visto e mi ha detto hai gli occhiali troppo forti, ora sembrava di star diventando cieco, ma da domani mi fanno fare gli occhiali. Per adesso dico a Bezzucci. Ecco, si chiama Textures of Time, Writing History in South India 1600-1800, il libro è uscito a New York nel 2002. Cosa fa? Con altri due storici studia tre casi microstoricamente di storicità, tre casi accaduti e come vengono interpretati dagli storici indiani e quindi che conseguenze ha nell'ideologia indiana leggere in questo modo queste tre vicende. È un libro bellissimo, c'è in inglese, in francese e mi pare anche in spagnolo. Forse non mi pare il testo. Lui dice che dobbiamo studiare la testo, il tessuto della storia. E poi c'è un'altra cosa bellissima di Subrahmanyam, è il suo discorso entrando al Collège de France. Questo è francese, non credo tradotto in italiano, tradotto in maniera infame in inglese, ed è. Ve lo dico dopo. È un discorso in cui appunto critica molto la storia globale,
e è anche critico verso la microstoria, ma in realtà fa un frocchi di queste due cose. Ma ci torneremo dopo parlando anche un attimo di Vachetel. In che cosa si differenzia allora la storia micro dai tentativi della globalizzazione? No, ancora una cosa sulla globalizzazione rapida. Adesso è obbligatorio scrivere global qualunque cosa si faccia, cioè, ho mangiato un gelato e globalista. Ho mangiato dei gelati e globalista. C'è un libro anche bello di Beckert che però fa venire nervoso perché si chiama Il cotone, Storia del cotone. Tutti noi abbiamo dei pezzi di cotone addosso, quindi c'era da sospettare che era una cosa un po' globale, capita. Ma lui dice, sottotitolo, è Global History. A nessuno sarebbe mai venuto in mente, a Minz, quando ha scritto la storia dello zucchero, tutti mettono lo zucchero al caffè, o non lo mettono, ma tutti gli chiedono, vuoi dello zucchero? Tu dici no, ma insomma, è una globalità dello zucchero. Questa cosa, a Minz non sarebbe mai venuto in mente di scrivere, lo zucchero è Global History. Ma adesso ti pagano, e tutte le università americane e inglesi. Per adesso in Italia c'è ancora una debole resistenza, ma l'Italia non resiste a niente, come abbiamo visto negli ultimi anni. E in Francia, ma in America si moltiplicano le cattedre finanziate, ma finanziate da chi? Finanziate da grandi imprese capitalistiche, perché la Global History si porta dietro una pesante ideologia, la pesante ideologia globalistica. Spero che Trump la proibisca, diciamo qualcosa. Però quando capitano queste cose nell'organizzazione universitaria bisogna fare attenzione, perché effettivamente perché tanti soldi? Qualunque domanda di cattedra che si fa, in America il sistema americano funziona così, cioè gli studenti sono obbligati, che vogliono entrare all'università, sono obbligati a un'ondata, a un tema che è di moda in quel momento. Esce un dibattito sull'American Historical Review e tutti allora scrivono, per esempio, storia delle emozioni. L'Italia è già stata molto influenzata da questo. Allora tutti dicono, io studio storia delle emozioni. La Global History adesso è praticamente obbligatoria. Se vuoi entrare in un'università devi fare il Global History. Se invece studio una cosa che avrebbe studiato, non so, studio le roi automaturge come studiava Omar Bloch, tu dici ma no, non è globale, è una castroneria, una cosa da nulla. Invece se tu studi una cosa che dichiari globale, ottieni molto spesso di essere assunto in università e certamente ottieni borse, finanziamenti, eccetera, eccetera. Questo è significativo perché demolisce le resistenze culturali a questa sciocchezza. Ma per tornare un secondo a Conrad, Conrad dimostra esattamente questo, che non esiste la globale, non esiste una definizione di globale. Esistono tante definizioni, tutte in conflitto fra loro. Boucheron ha scritto un libro che si chiama Storia universale di Francia. Tutti mi hanno molto sfidato perché ne parlo bene, ma perché Boucheron è un po' un mafioso dell'università francese, però lui voleva polemizzare con la Global History, sensatamente, dicendo io studio la Francia, come si è formata, come esiste oggi, eccetera, e la dichiaro storia generale della Francia. Questo mi pare meglio, dice lui, di fare la storia globale. La storia globale non vuol dire niente, perché gli stati esistono, certo hanno una storia, come si sono costituiti e così via, tuttavia. Allora, adesso passo a una seconda parte rapidamente e superficialmente. La microstoria si è occupata del tempo, dello spazio e della razionalità.
Vi ho scritto qualche nome che tu hai citato perché per i più giovani. Subramanio, sì, certo, no, quello infatti dopo. Per alcuni che non abbiano sentito già questi nomi, no? Subramaniam è non è facile scrivere. Subramaniam, credo, Subramaniam. Okay, giusto. È un uomo che non ha l'acqua. Vabbè, forse l'ho scritto male, ma è lo stesso, comunque lo trovate. E Patrick Boucheron, Sebastian Conrad, poi non so chi è altri che avevi citato. Vastel, ma non è ancora parlato. Lo scrivo. Mi sto per perché gli storici, i microstorici hanno un'attenzione particolare su il tempo, cioè la diversità dei tempi, diciamo. Lo spazio, cioè la significatività differenziale degli spazi e la razionalità umana, anche per altre cose, ma vorrei farvi un esempio di queste tre cose. Partiamo da lui. La razionalità umana. Se voi leggete un libro di storia, vedete che gli storici usano la razionalità umana un po' da, diciamo, come una psicologia da strada, diciamo, molto semplicista. Gli uomini sono razionali, si comportano. Molte delle nostre spiegazioni sui comportamenti degli uomini sono molto banali. Gli storici sono in ritardo molto forte su altre scienze. Un esempio è fondamentale è la scienza economica. La scienza economica è entrata in crisi, in una crisi positiva, quando si è accorta improvvisamente che non si poteva costruire una teoria economica basata su comportamenti omogenei delle persone. Tutta la teoria neoclassica, ma anche dopo, diceva questo, diceva gli uomini grosso modo ricercano la stessa forma di utilità e quindi noi possiamo vedere comportamenti economici uniformi, consumi, grosso modo, tendenze ai consumi grosso modo uguali e così via. A un certo punto gli economisti si sono accorti che questo non funzionava, è un punto molto remoto, ha cominciato Simon sostenendo che siccome gli uomini hanno tutti la stessa razionalità, ma siccome hanno diversa quantità di informazione, i loro comportamenti non saranno omogenei. E poi man mano siamo arrivati, forse il più divertente è uno spaventoso reazionario che si chiama Thaler, l'ultimo premio Nobel. Thaler è entusiasta, mi permetto di raccontare questa storia, ma non è tanto simpatica. Thaler sapeva che, forse per esperienza personale, che gli uomini quando vanno a fare pipì, spara gli uomini maschi, fanno la pipì un po' intorno, non riescono a mirare bene il water, diciamo. Allora dice, se noi mettiamo una mosca dipinta in fondo al water, tutti cercheranno di colpire la mosca e non ci saranno tutti questi schizzi intorno maschili. Ora, è un esempio interessante perché l'idea di Thaler è che siccome la coerenza dei comportamenti e la razionalità degli uomini è diversa, dobbiamo inventare dei metodi per obbligarli all'uniformità. Una cosa spaventosa, diciamo. Però, diciamo, da Simon a Thaler è successo di tutto, cioè è successo per esempio che Amartya Sen, un altro premio Nobel, cosa ha fatto? Ha abbandonato i suoi primi due volumi, quasi illeggibili per un mortale, che erano di un'econometria durissima e difficile da leggere, per piano piano trasformarsi in un filosofo morale, in qualche modo. Le ultime cose che scrive Amartya Sen sono filosofia basata sull'idea che ci sono grandi diversità e gran parte degli ultimi premi Nobel, Kahneman per esempio, Kahneman, professore di psicologia, ha avuto il premio Nobel in economia, proprio perché pian piano gli economisti hanno dotato i loro dipartimenti di un laboratorio di psicologia.
perché si cerca di capire se gli uomini non si comportano omogeneamente, possiamo però trovare delle regole della loro disomogeneità. Questo è uno dei lavori interessanti che fanno gli economisti, stanno cercando di ricostruire una teoria economica basata sulla disomogeneità dei comportamenti. Gli storici invece in genere danno delle spiegazioni molto più semplificate dei comportamenti psicologici delle persone. Ma questo è per dire che la microstoria ha cercato esattamente di capire questo. Se partiamo da situazioni anche molto disomogenee, possiamo immaginare delle rilevanze che conservano la disomogeneità, ma cercano di spiegarla. Il tempo. Il tempo è stato molto discusso da Krakauer. Vuoi che me lo scriva io? Sei capace? Sì, sono capace. Krakauer nel 1966 ha scritto un articolo bellissimo su History and Theory, in cui, partendo da Kohler, questo non scrivevo perché lo storico dell'arte non ce ne guarda, ma partendo da Kohler ha detto: noi usiamo concetti, diceva Kohler, come barocco, che non vogliono dire niente, perché il barocco è diverso in architettura, in pittura, in letteratura, in politica, eccetera. Una realtà culturale apparentemente omogenea, di fatto è la somma di una serie di sviluppi con velocità differenti nei vari settori e nelle varie situazioni e così via. Quindi Krakauer, basandosi su questo, ha detto: effettivamente i tempi delle cose del mondo si muovono con velocità differenti, e quindi noi, se le studiamo con un'attenzione micro, Krakauer non parlava di micro, ma su situazioni individuali, noi possiamo capire di più di certe situazioni in cui siamo in presenza di disomogeneità. Ecco, pura questa, non è pipì quella di là. Lo spazio è lo stesso. Io ho un amico che amo molto, che si chiama Angelo Torre, che forse voi conoscete, ha scritto un libro che si chiama Luoghi, e ha scritto anche su una rivista di Storia Critica un bellissimo articolo sul significato differenziale dei luoghi, sui conflitti sui luoghi, da chi si mette in una posizione in chiesa rispetto a un altro, a chi si mette in una posizione in una processione rispetto a un altro, cioè il significato della differenzialità, del significato dei luoghi, diciamo. E la microstoria ha lavorato molto su questo. C'è un famoso, no, non famoso, meriterebbe essere famoso, articolo di Ernesto De Martino, un antropologo, un etnologo che ha lavorato sull'Italia meridionale, che racconta che mentre stava in Basilicata ha visto un contadino che chiedeva un passaggio sulla sua macchina. Allora gli ha dato un passaggio e il contadino ha detto: abito nel tale paese. Ma De Martino ha fatto un giro diverso da quello previsto dal contadino, e questo contadino si è confuso completamente, cioè ha perso la cognizione del tempo, perché il tempo, lo spazio era assolutamente differente da quello che lui conosceva. Ha avuto una sensazione, devo dire che è capitato anche a me, 15 giorni fa sono stato in India, poi dormivo ormai a Venezia e mi sono svegliato e pensavo di essere in India, e stavo sognando che ero in India e che mi avevano dato da dormire su una pietra, e io stavo dormendo lì, ma adesso dovevo alzarmi, e ho continuato a pensare di essere in India, mi sono alzato e sono caduto per terra, perché questa pietra sembrava molto bassa, invece mi ha detto era un po' più alto, e era una specie di sensazione. Questa è un esempio che mi ha molto colpito, perché in realtà, vabbè, non racconto come mai, ma insomma, ad ogni modo,
De Martino appunto dice il senso del luogo è un senso molto differenziato che dà significati a molte cose. Questo articolo che è uscito su Storia Critica numero 69, che potete trovare scrivendo Storia Critica 2018 numero 69, studi esattamente questo, la rilevanza della differenzialità dei significati dei luoghi. Differenzialità contemporanea, era una cosa che aveva cominciato a studiare Edoardo Grandi, per esempio, che il microstorico ha sempre interessato molto. Infine, Vachetel. Per un lungo periodo in Francia, da Brodel a Vachetel, diciamo, siamo negli anni 60, invece di parlare di storia globale, si parlava di storia totale. La storia totale cos'era? Era una storia che vedesse tutte le connessioni, un po' quello che suggerisce Suprabaniano in qualche modo. Cioè, qualunque cosa noi studiamo, non possiamo spiegarla se non studiamo la totalità delle connessioni di ogni tipo che funzionano in quell'oggetto che stiamo studiando. E allora Vachetel ha studiato tempi e spazi differenti, enormemente differenti, con un metodo che lui ha chiamato storia regressiva. Prima di tutto è stato in Bolivia e ha studiato una tribù ormai semiscomparsa che si chiamano gli Urus. Ha scritto un libro alto così, edito da Gallimard, che sconsiglio di leggere perché è una noiosità mortale, però è un libro geniale, si chiama Urus e è un libro di storia regressiva. Lui vede tre frammenti di questa popolazione che non si conoscevano, anche se abitavano a pochi chilometri di distanza sull'altopiano vicino al lago Titicaca, e partendo dalle differenze di queste tre evoluzioni di fatto e di questi tre residui ha costruito pian piano la storia regressiva, la storia andando indietro, quindi diciamo concentrandosi su uno spazio piccolissimo ma facendo una storia che in qualche modo è totale, nel senso che ha raccolto tutto quello che si poteva raccogliere sia negli archivi attuali sia negli archivi spagnoli e così via, e alla fine ha raccontato i significati della storia degli uomini, il tutto concentrato diciamo in un punto. Poi ha studiato i Marrani. I Marrani sono i necro religionari convertiti a forza, ma che poi tornavano in qualche modo clandestinamente all'ebraismo e molto spesso come cristiano snobos esercitavano il commercio tra Europa e America, e che poi pian piano spesso sono stati perseguitati ampiamente dall'Inquisizione, e altri sono scappati nel Sertano. Il Sertano è una zona inabitabile nel centro-nord del Brasile in cui è facile nascondersi, perché è una zona enorme, tutta abitata da piante piene spinose, diciamo. E Vachetel è andato a lavorare negli archivi di Lisbona e del Brasile e ha ricostruito, partendo dai residui, da persone che non sapevano di essere di origine ebraica, cioè persone che pensavano che il venerdì bisognasse cambiare camicia, fare il bagno e non mangiare carne di maiale e altre cose così, ma per tradizione familiare, ma non con una coscienza specifica di essere ebrei. Partendo da questi frammenti, diciamo, di residuo di Marrani che vivono ancora nel Sertão, ha pian piano ricostruito la storia di questa, attraverso specialmente gli atti inquisitoriali, la storia
della persecuzione del maganesimo e della persecuzione del maganesimo in Brasile. Ora, perché questo è interessante? È interessante perché mentre prima si era concentrato in un punto piccolissimo, qui lavora sull'Atlantico, su due parti dell'Atlantico, sull'Europa e il Brasile. E con grosso modo lo stesso metodo, pian piano ricostruisce una storia totale, non globale, ma totale. Questi libri sull'Inquisizione sono un po' atroci da leggere, ma sono più leggibili del libro su Jurus, perché il libro su Jurus credo di essere uno dei pochi eroi che l'ho letto tutto fino a prima. Sono quasi 800 pagine in cui si descrivono tutti i rituali uno per uno, se ce n'era uno quasi uguale ma non uguale, nuova descrizione per 50 pagine, è una cosa infernale, diciamo. Però si può guardare, i libri non bisogna mai leggerli tutti, perché se no noi nella Gershon, un famoso storico economico, ha fatto il conto su quanti libri noi leggiamo in tutta la vita, anche noi professionisti, e ha concluso che possiamo leggere circa 1500, quindi bisogna fare attenzione a cosa si legge, ne frequentiamo di più, ma la tesi di Gershon è questa: se ognuno di noi legge un intero libro intero, dalla prima pagina all'indice, ogni settimana, leggiamo circa 50 libri all'anno, 500 in 10 anni e in 30 anni 1500. Questo è impressionante perché tutti noi abbiamo la sensazione di leggere molto più libri perché ne frequentiamo molti. È per questo che dico non leggete tanti libri di storia perché sono, si perde un gran tempo, ma io ne ricevo molti, li leggo le prime due pagine e smetto di leggerlo perché capisco che non mi interessano, quindi abbiamo un rapporto con molti più libri, però dividendo per 300 pagine questa cosa leggiamo pochissime in realtà, leggiamo 1500 libri non smettendo mai di leggere, cioè per 30 anni di fila siamo ancorati a questo. Ora, questa è una nota da cancellare, ma il libro su Jurus si può appunto consultare, guardare, dopo un po' si capisce perché non è memorizzabile tutta questa infinita ricerca, però è memorizzabile questa catena che, regressiva, che è il metodo che ha usato Vachtel facendo queste sue ricerche. Ma con questo siamo negli anni 60 e 70. Non è giusto che, essendo io un vecchio signore, dica si stava meglio quando si stava peggio, però effettivamente diciamo che dopo, negli ultimi anni, si è perso molto delle cose che i grandi storici hanno fatto nel corso del Novecento. Penso che oggi sia difficile trovare un grande storico come Marc Bloch e perfino un conservatore come Brodel è certamente un grande storico che oggi è difficile trovare. Ci sono anche dei cattivi storici, e su questo finisco, dei cattivi storici che pensano di fare la microstoria, pensano di aver fatto della microstoria. Un esempio, Le Roi Naturel, Montaigu, è uno dei libri che ha venduto più copie in tutto il mondo, in Italia no, in Italia ne ha venduto meno di 5.000, ma in Francia ne ha venduto 3 milioni di copie, nel mondo è stato tradotto in molti paesi, eccoci via. Ma perché non è una microstoria? Perché l'idea di Leroy Duri è che se noi studiamo un paese dobbiamo trovare la sua generalizzabilità, diciamo. Dobbiamo trovare la sua tipicità, è tipico dei villaggi di quell'epoca. Allora Montaigu è un villaggio che è stato molto ben studiato dagli inquisitori che hanno ammazzato gran parte dei contadini che erano catari e per questo motivo non erano tipici. Allora il Montaigu, come se voi avete letto il libro o se lo leggerete, cosa che sconsiglio, si vede che per Le Roi Naturel il farsi ammazzare per la propria fede non è rilevante, non è tipico.
la gente non lo fa volentieri, diciamo, ma non ci interessa. Allora, mentre fa un intero capitolo sulla omosessualità, ma dice purtroppo a Montaigu non c'erano omosessuali, quindi ho trovato per fortuna degli omosessuali nel villaggio vicino. E allora dice, parlo di questo perché se c'erano omosessuali anche a Montaigu si sarebbero comportati nello stesso modo. Ma la persecuzione dei catari è una cosa assolutamente secondaria rispetto a tutto il libro. E questo è una cosa molto, molto spiacevole e assolutamente contraria alla microstoria. Un'altra cosa, un altro esempio. Menetra, un mastro vetraio, ha lasciato a cavallo, alla fine del Settecento, diciamo, mi pare alla fine del Settecento, un'autobiografia. E Daniel Roche ha detto, ah, bellissima questa autobiografia, ha scritto 100 pagine di introduzione alla pubblicazione di questa. Ma come ha letto questa autobiografia? Ha cancellato tutto quello che non era normale, diciamo, e ha normalizzato la biografia, cioè ha detto, vabbè, lui aveva delle manie, ma non interessano, invece è molto interessante che frequentava prostitute, che aveva fatto la scuola della corporazione per imparare a fare il vetraio, così. Cioè cerca di usarlo come una fonte banalizzata, non so tu cosa ne pensi, ma mi sembra un libro grande in realtà, l'introduzione. Mentre l'autobiografia di Menetra è una cosa straordinaria, diciamo, ma nella sua atipicità, non nella sua tipicità. Allora, questi sono esempi di cose micro in realtà, un villaggio provenzale e un mastro del compagnonnage, ma tutte e due violentati per farne la prova della tipicità, una generalizzazione. I mastri Verrier erano così e i villaggi del 1300 erano così. Questo è esattamente il contrario di quello che si sforza di fare la microstoria. Siccome ormai non ho più voce, spero che voi ne abbiate un po' e che mi